Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Del basket, qui presente tra noi a Radio Rete 2000 in esclusiva con Gianfranco Iovino, edizioni 03, il grande, insuperabile, imperturbabile Mike Iuzzolino. Applausi. Scusa Francesco, scusa, cioè, lo dovevo fare perché Mike, ora ti lascio tutto il microfono. Posso? A te. Certo. Tocca a me? Bene, grazie. Benvenuto a questa puntata speciale, dalle tante persone che sono qua, al fatto che abbiamo una leggenda del basket, che all'interno di un programma di cultura, di libri, è fondamentale, perché dimostra che lo sport non ha confini. Abbiamo la traduzione simultanea, che se mette anche così, l'ascoltiamo anche, ed è Enza. Buongiorno. Buongiorno. Il direttore editoriale, amministrativo. Amministratore delegato. Il capo di edizioni 03, eccola qui. Buongiorno anche a te. Buongiorno, Enza. Buongiorno. Sì, Gianfranco was saying that we have a legend, a basketball legend here to get today with us. And this is a special occasion because we actually, this is a cultural appointment, okay? We're talking about books. So why is basketball involved with culture, with literature, why, and he's going to explain it to us, okay, through you, and Michele just gave a welcome to you, you know, with the, as being a legendary basketball player. With the Star Wars music. Yes, yeah, con la musica di Star Wars. Certo, sì, certo. Sì, sì. Se ho studiato bene, i nonni sono di San Gregorio Magno, Salerno? Your grandparents are from Salerno? Sì. Siamo corregionali allora, io e lui. So you and him come from the same region because he's also from Campania region. Ah, so he likes mozzarella di bufala. Ti piace la mozzarella di bufala? Non ne parliamo, per cortesia. We're not gonna talk about it. Andiamo oltre. Arriva in Italia nel 95 la Scaligera Basket Verona, sì, e per il successivo quadriennio vincerà con la squadra veronese una Supercoppa nel 96 e nel 98 la Coppa Korać, battendo in finale la Stella Rossa di Belgrado. Ok, so you just gave a quick resume. When you came in 1995, you played for 4 years, and then through you, the Scaligera Basket won Supercoppa and the Coppa Korać. Right. Per chi sa di basket può sembrare abbastanza scontato, ma la mia prima domanda è abbastanza tecnica, perché riguarda il suo modo di giocare e quella conclusione chiamata arcobaleno. Ce la descrive? The first question today is a technical question, you know, just to introduce you. This special move that you had that was throwing the ball into the basket like a rainbow. Can you explain to us about it? Yeah, first, it was a shot that I developed because I was playing against the NBA guys that were so tall and so athletic. Lui ha dovuto sviluppare questo tipo di tiro perché lui giocava nell'NBA e tutti i suoi giocatori erano tutti più alti di lui, quindi lui si è impegnato molto per sperimentare questo tiro particolare per andare al di sopra dei compagni più alti di lui. Ecco. Yep. Ha sviluppato un talento naturale. So you developed a natural talent? Mm-hmm. Yeah, for that shot, and but it took a lot of time practicing that shot. Beh, no, ci è voluto molto tempo per fare esperienza e riuscire ad approfondire questo tipo tecnica, di tiro. Mm-hmm. Una tecnica. È nato ad Altoona, piccola città della contea di Blair, in Pennsylvania. You were born in Pennsylvania, in Altoona? Sulla costa est degli Stati Uniti. On the east coast. Ci può raccontare i primi tiri al canestro? Can you tell us about the first time you start throwing the ball into the basket? Your first experiences as a child, I believe. Yeah, the first time was when I was in second grade, so probably 7 anni. Okay. Ha iniziato quando aveva circa 7 anni, in seconda elementare. And somebody gave me a basketball and I went up to a playground outside and started shooting.
Qualcuno gli ha dato una palla da basket e lui è andato in questo campo che c'era fuori casa e ha cominciato a tirare a un canestro. And I just fell in love with how much fun it was to do that and to play. E mi sono innamorato di quanto divertimento c'era nel giocare e nel tirare i tiri al canestro. E poi come si è approdati al professionismo? How did you arrive to the professionist career? I was drafted by the Dallas Mavericks in the second round. You were drafted. They selected me. Okay, loro l'hanno selezionato per i Dallas, è stato selezionato. Yeah, but you know, it's a long process to become a professional. Però è un lungo procedimento diventare professionisti. And along the way there was many setbacks. E ci sono stati dei momenti di fermo tra le varie esperienze. But every time I had a setback, it motivated me to try harder. Però tutte le volte che io sedevo in panchina, questo mi motivava a fare di più e a provare di più. I don't like to fail. Non mi piace fallire. Non piace a nessuno. Nobody likes that. Le maggiori soddisfazioni o comunque i ricordi più belli dell'esperienza con l'NBA. What were your best memories with the NBA game? So when I was a child, I always watched and grew up watching Larry Bird. Quando lui è cresciuto da bambino, lui guardava sempre Larry Bird. And when I went out to the Boston Garden, I was shooting before the game on the one side, and he was shooting on the other. Oh, e quindi lui è andato una volta a vedere una partita e è andato in campo e lui ha cominciato a tirare a canestro da una parte mentre Larry Bird si allenava dall'altro canestro. Yeah, and it was his first game back after being out for 3 months, so. Era la prima partita che Larry Bird faceva dopo essere stato fermo per 3 mesi. Most people don't want the other team's best player to play. I wanted him to play against them. Molte persone non vogliono i giocatori migliori giocare perché tu sai che dopo loro rischiano di vincere. Invece lui voleva giocare contro i giocatori migliori. Talento è indiscutibile, quello là che porta poi ai risultati, alle vittorie. Deve partire da dentro. Winning starts from your heart. You know, to want to be the winner, it starts from your heart. For sure. Yeah, sicuramente. Agli inizi degli anni 90, la Scaligera Basket sale alla ribalta della pallacanestro grazie alla vittoria della Coppa Italia. Ok, one second. Uno po' di spazio. Okay. All'inizio, beginning in the 90s, the Scaligera Basket started having, you know, more and more winning games. Mm-hmm. Mm-hmm. Perché la prima squadra in A2 a vincere la Coppa. And it became the first team to win the Cup in 1992. Yep. Mm-hmm. E svolge delle stagioni altalenanti, ma anche importanti. Ma è nella stagione 95-96. And then from 92 to 95, Scaligera Basket went up and down a little bit. It wasn't really stable, but then in 1995... C'è il salto di qualità definitivo. There was the high level reached... Perché arriva Mike? Because Mike came. Ecco. Mike came along. It was not just me, I think was a lot of people, the sponsors, the fans, myself and some other good players. One person doesn't change the whole culture. I think a whole community changes the culture. Non è stato solo riguardo a me, è stato un insieme di cose tra cui l'unirsi a avere dei buoni sponsor. Il gioco di squadra, le relazioni fra di loro, perché non ci vuole solo un giocatore per ottenere degli ottimi risultati, ma ci vuole lo sforzo di tutti e questo è lo sforzo che dovrebbe fare tutta una comunità insieme. Quindi lui dice non è stato solo Mike Uzzolino. Però la storia della Prodo a Verona è molto curioso, ce lo può raccontare? Ok, let's start from the beginning. How did you arrive in Verona? What happened that brought you in Verona? The specific details about that episode. There was a player before me who was injured. C'è stato un giocatore che si era infortunato. I think Ryan Lothridge. Penso che si chiamasse Ryan Lothridge. Confermo. And confermo. Leggo qui. And I got a call. There was a man who worked with the team in Verona. Alberto Delcin. C'era uno specialista qui in Verona che lavorava a Verona, Alberto Delcini. Yeah, with Dallas. Ok, che lavorava con i Dallas.
And era in contatto con i Dallas. Somebody contacted him in Verona and asked if I would come over. E qualcuno l'ha contattato qui a Verona e gli ha chiesto se poteva fare venire Mike Uzzolino. E Andrea Fadini, che era il general manager, per porre rimedio all'incidente dell'atleta, lo chiama, ma per un mese? Signed me for one month. Sì, one month. Sì, per un mese. Mm-hmm. Ha iniziato a piccoli passi per un mese, ma poi è importante che ci trasmetti l'emozione ad essere nella Scaligera Basket per lui che veniva da un altro continente. Okay, can you describe a little bit the, how emotional it was for you to be part of the Scaligera when you came along? You know, when you first come to a different country and you don't speak the language and everything's new, you're very nervous. Quando tu vieni in un paese straniero, non conosci la lingua, non conosci il paese, sei un pochettino nervoso all'inizio. But when I, right before I was going to leave, my best friend, when I was getting ready to leave, said to me, go over there and make them love you. E però quando lui si è preparato per partire dagli Stati Uniti e venire in Italia, il suo migliore amico gli ha detto, fai in modo che loro ti amino. Bello. E siamo negli studi di Rete 2000 a Verona, e la Scaligera Basket Verona. E mi piacerebbe che ci raccontasse le prime impressioni su una città che non conosceva, presumo, suoi primi approdi. Ok, what was your first impression about the city of Verona? We are in Verona today and Radio Rete 2000 is in Verona. What was your first impression, your emotional impression about the city when you came along here, first time? I think like when I first got here, because I flew into Rome and then Rome to Verona. Lui prima ha preso un volo per Roma e poi da Roma è arrivato a Verona. And when I arrived, like you could see how beautiful of a city it was. Detto che appena arrivato tu potevi vedere quanto la città fosse bella. I mean, there's no cities like this in the U.S. Non ci sono città così negli Stati Uniti. Immagino. Tanta storia qui. E invece. Lots of history. Nel paese dei nonni non c'è mai stato? Have you ever gone to the town, the little town of your grandparents? Yes, I had to go for my passport. Ha dovuto andare per farsi il passaporto? Ecco perché conosce la mozzarella di bufala. So you know mozzarella di yes, bufala. Yes, that's how I think. Was probably one of the most moving and emotional experiences of my life. Ha detto che è stata una delle esperienze più emozionali della sua vita. Because when I got there, they had a big, like almost parade. Perché hanno fatto quasi una parata quando lui è arrivato. They had the little boys and the little girls in these outfits, and they danced in the square. E ha detto che c'erano i bimbi e le bimbe che erano vestiti con un vestito particolare in mezzo alla piazza che ballavano. And then the mayor brought me into like a room with many people. E il sindaco lo ha portato in una stanza con tante persone. And you know, made a speech about how he brought me here and everything. I think he was trying to get re-elected. Probabilmente stava cercando di essere rieletto perché ha fatto una presentazione come se era stato lui a volere che Mike andasse in paese. Bella soddisfazione, no? It was a good satisfaction. Was unbelievable. Incredibile. Amazing. Michele, ci fermiamo per uno stacco musicale, ritorniamo nuovamente qui su Rete 2000 insieme a Edizioni 03 e soprattutto al grande Mike. Eccoci qua, ritorniamo nuovamente in diretta. Ricordiamo che dopo intervisteremo anche l'autore del libro L'arcobaleno del canestro, Alessandro Fontana, giornalista sportivo che abbiamo qui con noi. Ma adesso concentriamoci sulla star di giornata, che è Mike. Sarò molto più lento, Enzo. Anni di soddisfazione e successi a Verona con la vittoria della Supercoppa e della Coppa Korać. Many years of satisfactions between the Supercoppa and the Coppa Korać. Can you tell us about? Nel 98. In 98. E lui afferma dopo la finale di Belgrado. And after the final in Belgrado. Che vincere quel trofeo gli ha regalato la stessa emozione, se non addirittura maggiore, della NEC Conference a St. Francis nel college del 91. Okay, so you said in that instance that
you had more better satisfaction than winning in the national conference in the United States when you won in 1998. Yeah, I think both were very special. Entrambe erano, sono state molto speciali. The one in the United States, my family was there. Quando ho vinto negli Stati Uniti, la mia famiglia era lì. And when we won in Verona, I felt like my second family was there. E quando ho vinto a Verona, era come se la mia seconda famiglia fosse presente. Ricordi indelebili. Yeah, you can cancel those memories, right? For sure. Sicuramente. Dopo Verona, ha giocato ancora in A1 alla Virtus Roma e all'Olimpia Milano. After Verona, you played in Rome and then in Milano. Yes. Right? Cosa correct? Ricorda di quelle what esperienze? What are your memories about those years? First, I was very disappointed. Prima di tutto, ero stato un po' deluso. To leave Verona. Di lasciare Verona. Mi è dispiaciuto. I didn't want to leave, but it wasn't my decision. Non volevo andarmene, ma non dipendeva da me. I wanted to stay in Verona for the next 10 years to play. Avrei voluto rimanere a Verona per gli 10 anni successivi a giocare. But you know, sometimes business is business. Ma a volte devi fare business e tu devi seguire quello che ti viene detto. But it was nice to be able to live in Rome and Milan and experience the different culture throughout Italy. Però è stato comunque una bella esperienza vivere sia a Roma che a Milano e insomma viaggiare per l'Italia. Due grandi metropoli. Two big cities. Correct. Right? Yeah, and you know, was great because my wife was with me. È stato bello perché comunque mia moglie era con me. And she took my two children there yesterday and today, so she can show them all around Italy that are all around Rome that she's talked about for so long. E adesso anche lei è venuta con me in questo viaggio, ha portato i nostri figli, sta viaggiando e sta facendo vedere loro i paesi dei quali abbiamo sempre parlato a loro. Bello. Mentre sono cresciuti. E l'esperienza da professionista si chiude nel 2003 a Valladolid. In 2003 your career ends, you know, as a player. Tranne una breve parentesi nel 2002 a Pavia, le ultime due stagioni le ha giocate lì. Okay, beside the last two seasons that you played in Pavia, is that correct? Mm-hmm. In yes. 2002? Right. Yeah. Correct. Com'è stata l'esperienza spagnola? How was your Spanish experience? The Spanish experience was very good. È stata molto buona. Because I think that the competition in Spain was also very high level. Anche perché le partite in Spagna sono state di altissimo livello. But I struggled with I had a problem with my knee, so I was struggling physically. Però ho avuto dei problemi al ginocchio, quindi avevo delle difficoltà fisiche a muovermi. E poi lì nel calcio si dice si appendono le scarpette al chiodo, qui non lo so, il canestro, la palla da basket, non so dove si mette. Okay, in the soccer game, when you finish playing, we say that you hang your shoes to the nail. Yeah. Is that the same thing? Yeah, it's very similar, yes. Okay, dicono la stessa cosa anche nel basket. Giustamente non vanno a piedi, cioè hanno le scarpette anche loro. Sì. Because you use shoes too, right? Yeah. This is a joke. Anyway. Cosa significa concludere una carriera così prestigiosa e non allenarsi più? How does it feel to end a very prestigious career and not knowing what to do next? Well, first, you know, one of the great things about my career was that I got to decide when I stopped to play, not somebody else. La cosa buona di quello che mi è successo è che io ho deciso quando smettere, non è stata la decisione di qualcun altro. And when you can do that, then you know you had a satisfying career. E quando tu lo fai, tu sai di aver avuto una carriera soddisfacente perché l'hai scelto tu. But I wasn't scared or nervous because I knew exactly what I was going to do. Però non ero né spaventato né nervoso perché sapevo esattamente cosa stavo facendo. And that was to give back to the game that I love. Ed è stato tornare al giocare alle partite che io amavo fin dal principio. In una carriera così piena di successi e di emozioni, qual è stato il momento, il suo maggiore fallimento? In your multiple career, what was your main delusion, disappointment or failure, let's say? The main one. There's always a lot. Non ce n'è uno principale, ce ne sono tanti di fallimenti. Abbiamo un'ora, ma ancora mezz'ora. We have 30 minutes. I think the biggest disappointment was that
I didn't have as much success in the NBA that I wanted to. Forse il maggiore, la maggiore delusione è stato il fatto che non ho avuto abbastanza successo nell'NBA come avrei voluto. Not personally, but as a team, we didn't win much. Non come persona, ma come team, come squadra, perché non abbiamo vinto molto. And you know, I always played this game. No, it was never about me, it was about the team to win. I played this game to win. Perché io non ho mai giocato per vincere io, ma perché doveva vincere la squadra. E quindi per me era molto importante che vincesse la squadra. La squadra. Però il rovescio della medaglia. On the other side. Quali sono state le più grandi emozioni, i più grandi successi? What was your your best successes that you can remember? I think, you know, again, I think both in the NCAA and here in Verona winning the championships. I think for me that's the ultimate goal, and to accomplish that is the best moment. In sostanza, sia nell'NCAA che qui in Italia, è stato vincere il campionato, perché la più grande soddisfazione è equivalente. Quando tu devi arrivare ad raggiungere quell'obiettivo e lo raggiungi, è la più grande soddisfazione. But that's, for me, that's on the court. More important, more satisfying is that 20 years later, I can still come back to Verona and people still remember the connection that I have with the city. Ma la cosa più importante è quella che succede in campo, perché io oggi dopo 20 anni ho potuto vedere che sono ritornato a Verona e le persone si sono ricordate di me, quindi io ho lasciato qualcosa. To me that's winning in life. E questo significa vincere nella vita. Because you made a difference in some people's lives. Perché tu hai fatto la differenza nella vita di alcune persone. Qui a Rete 2000 Web non abbiamo solo un grande sportivo, un grande eroe del canestro, ma abbiamo un uomo che ci sta raccontando anche come si raggiunge il successo nello sport attraverso una consapevolezza, quella di non arrendersi, di puntare sempre più in alto, e soprattutto il suo gioco è un gioco di squadra, da soli non si vince. Here in today in Radio Rete 2000 we have not only a basketball champion, but also a man that knows how to win in life, and that he's a champion inside of his heart. Is that true? I hope so, that's true. I always said this, and maybe it won't translate very well in Italian. I always said I'm an ordinary Joe with an extraordinary job. Ok, c'è un modo di dire, che è un gioco di parole in inglese, che dice: io sono un Joe, un Giovanni ordinario, che però ha un lavoro straordinario. Joe and Job sono un gioco di parole che fanno rima. Comunque è un uomo ordinario, si ritiene lui, che però ha fatto un lavoro straordinario. Il direttore commerciale di Edizioni 03, che è qui con noi, ha alzato la mano all'indicazione di essere un uomo lavoro, e lo vediamo. Perché si chiama Giovanni, no? Sì, no. Esatto, perché si chiama Giovanni. Ma solo per quello, non lo facciamo intervenire. Andiamo oltre. Da quando ha smesso di giocare ad oggi, quanto e come è cambiato il basket, secondo lui? From the time you stopped playing up today, how basketball changed the basketball as a sport in your eyes? Yeah, I think the first off, I think one of the things that have changed is how fast the game is being played now. They're trying to speed it up to make it more of an offensive game. Prima di tutto è cambiato molto nella velocità, perché sì, il gioco si sta velocizzando molto di più per renderlo o più offensivo verso l'altra squadra. Yeah, and I think is less physical now than it was when I played. Ed è meno contatto fisico rispetto a quando giocavo io. Yeah, I think that's the biggest difference. Penso che queste siano le due differenze principali. Lui oggi è un allenatore? Today you're a coach. Mm-hmm. Cos'è stato il basket quando giocava e cos'è il basket oggi da allenatore? How was basketball when you were a player and how's basketball today as a coach? Is much more difficult as a coach. È molto più difficile come allenatore. Because you can't be on the court to affect the outcome. You can only do it technical. Perché non puoi essere in campo per fare la differenza, devi essere fuori e farlo dall'esterno. I have a lot more confidence in me as a player than I am as a coach.
confidence. More confidence as a player because I could control. Avevo più fiducia in me stesso quando ero un giocatore perché potevo controllare me stesso che da allenatore quando non puoi controllare quello che succede in campo perché sei fuori. I can't control if my players make the shots. I can try to help them, but Io I can't control. Non posso controllare i miei giocatori a fare il tiro, però posso aiutarli tecnicamente a farlo meglio. Where I knew I was going to make the shot. Quando sapevo che invece se l'avessi fatto io avrei fatto canestro. Per cui la prima cosa che sta insegnando ai suoi giocatori è l'arcobaleno, il tiro all'arcobaleno. So the first thing you're teaching to your players now is the rainbow throw. No, nobody wants to shoot that shot anymore. Nessuno vuole più fare quel tiro. But my son can shoot it. Però mio figlio lo può fare. Bene, allora insegniamo al figlio. Okay, una so nuova let's promessa. Teach your son. Yeah. It's a new promise. Yeah. Eccoci qua. Siamo ancora tutti belli, concentrati ed emozionati ad avere qui Mike Juzzolino, che è il protagonista del libro L'arcobaleno del canestro. Alessandro Fontana è l'autore, l'editore Edizioni 03, che ci consente di avere questo spazio che dalla cultura spazia sullo sport e tanto altro ancora. Sono tutti i testi che Edizioni 03 cura con particolare attenzione, ci permettono di essere qui ospiti comunque di Rete 2000 Web. Torniamo a Mike, alle domande, alla cuffia che non va, e diciamo, lei è tornato a Verona 5 anni dopo quella bellissima cerimonia che la Scaligera ha organizzato per il ritiro della sua maglia numero 8. 5 years ago you came back to Verona because the Scaligera Basket organized the giving of your t-shirt number 8. Correct. I remember getting the first text from Andrea Sordelli speaking about the possibility of this happening. Ricordo che di aver ricevuto un messaggio da Andrea Sordelli che mi diceva che si stavano organizzando per questa cerimonia. And you know, you never think something like that's possible. When they first start, but he put it all together and it was an amazing experience for me and my family. All'inizio, quando ti dicono che lo fanno, pensi che forse non sarà davvero possibile, invece poi ti sorprendono e hanno organizzato questa cerimonia straordinaria per me e per la mia famiglia. Che è stata emozionantissima. It was really emotional. It was very emotional for a couple of reasons. Number one, obviously you're being honored. Sì, è stato molto emozionante, prima di tutto perché tu vieni onorato. But how they did it, in terms of where they passed the jersey around to the different teammates and had my son bring it out to me, was pretty smart marketing by it was unbelievable. Non è stato soltanto il fatto di farlo, ma come lo hanno fatto, perché hanno fatto passare la maglia fra tutti i giocatori, poi l'hanno data a mio figlio che l'ha data a me, e quindi è stato veramente spettacolare. And then Mr. Pedrola and Mr. Vincenzi were together and they walked out with him, so it was kind of like bringing the old with the new. Was an incredible experience. E quindi il signor Pedrolo e il signor Vincenzi sono venuti verso di me insieme a mio figlio, e quindi è stato proprio anche il gesto, una sensazione molto molto forte. Molto forte. Nonostante Mike abbia smesso di giocare, credo, da quasi 20 anni, ha un fisico invidiabile, quasi come quello di Michele. After 20 years, your body still built up very good. Thanks. I was fortunate that I've always believed in being, you know, exercise, and you know, I ran 7 marathons. Oh, lui crede molto nella preparazione atletica, nel tenersi in forma, ma ha partecipato anche a 7 maratone. Eh sì, e infatti ne ha completate 4. And giusto? Finished 4? The marathons? No, I finished all 7. No, tutte 7. Yeah, we never not finish. Noi non inizia mai una cosa che non finisce. Lui sempre deve finire. Michele. Non finisce qualcosa se non ha un inizio, e non ha un inizio qualcosa se non ha la fine. Non inizio neanche, capito? Perché so che non ci arrivo. Che stisi, non ci arrivo mai. No, I'm not even gonna start because I know I'm not gonna finish. Alla fine percepisco questo, che lo sport è importante per un atleta perché pone degli obiettivi. In the end, what I'm understanding is that sport is really important because it sets goals before your eyes. Come allenatore, lui, qual è l'obiettivo che trasmette di più ai suoi ragazzi?
as a coach, what was the first, the main goal that you set before your athletes' eyes, your players? Yeah, the first thing I try to do, the most important thing for me, is to build a relationship of trust. Prima di tutto io cerco di costruire una relazione di fiducia tra di loro. Because I think any time that you're going to try to help an athlete get to the highest level, perché io credo che ogni volta che tu cerchi di portare un atleta al suo livello migliore, massimo, you're going to push him and you're going to challenge him in ways he doesn't really like. E tu lo spingerai verso dei modi che forse a lui non piaceranno molto. And if you don't have that relationship, it's very difficult to coach him. E se non hai questa relazione di fiducia alla base, diventa molto difficile allenarli. Bene. Leggevo sul libro che durante gli anni del college è stato uno studente quasi modello. During your college years, he said that he read in the book that you were like a model type of a student. You were a very strict student. Sure. With good scores. Yeah, I was in college. I was the what they call the academic All-American of the Year, so the number one player for academics in basketball and in all college basketball. Lui è stato il numero uno nel ricevere il riconoscimento accademico come giocatore di basket, che è il livello più alto che c'è nei college. Ma per leggo... tutti gli e quattro gli anni di college. E poi leggo che è particolarmente innamorato della storia. Ha fatto anche un master, giusto, su questo. You have a master in history. You love history, is that correct? Yeah, political science, actually. No, scienze politiche. Ha un master in scienze politiche. And my degree is in teaching, education. E lui ha una laurea in educazione scolastica, in insegnamento scolastico. But I can teach political science, history, economics. Però può insegnare scienze politiche, economia, storia, tutti questi argomenti. La cultura e lo studio, quanto è importante per un giovane nel suo approccio allo sport professionista? How important is to learn culture for a player in that approaches sports environment and sports life? How important is the culture in the player? I think that for people to have success, especially if they come to a different country, they have to accept how things are different in life. Le persone, i ragazzi devono capire che se vogliono anche approcciarsi agli altri stati, a uscire dal proprio stato, andare in uno stato straniero, devono conoscere come approcciarsi alla vita degli altri. And there's a lot of things that can distract you from your performance on the court. E ci sono cose che ti possono distrarre dalla performance che tu devi avere in campo. And to be able to be mature enough to handle all those different situations is very important. Ed è molto importante essere maturo per gestire tutte le varie situazioni che ti si presentano. Non si diventa campioni se non si è campioni dentro. You can become a champion outside if you're not a champion inside. I agree with that 100%. Sì, sono d'accordo al 100%. Benissimo. Adesso però vorrei lasciare un attimo Mike e passare all'autore del libro L'arcobaleno del canestro. Abbiamo qui con noi Alessandro Fontana, che è l'autore di questa interessantissima biografia sportiva. E la domanda è inevitabile, quanto meno scontata: ma perché proprio lui? Perché Mike... c'è un rumore di fondo. Perché Mike ha lasciato un ricordo indelebile a Verona. Io ho avuto la fortuna di poterlo non tanto vedere quanto ammirare da tifoso sin da quando è arrivato, quindi da quando avevo 16 anni così. Poi ho avuto il privilegio di seguirne le gesta, anche con, io ricorderò sempre la vittoria nella finale di Belgrado, una delle più grandi emozioni che ho provato comunque da tifoso. E poi perché comunque parlando anche con amici, conoscenti, il nome di Mike Izzolino, mi sono stupito di quanto fosse conosciuto, famoso. Tutti lo conoscevano, appassionati, fossero appassionati o meno di pallacanestro, sapessero la sua carriera o meno, lo conoscevano. Cioè, Mike Izzolino a Verona è conosciuto.
Mike sta percependo l'emozione del suo biografo a parlare di lui? Are you perceiving the emotion that your writer has about you? It was again, when we first started to do this and he started to interview me, I could tell how passionate he was about this story. And when you bring passion to any part of your work, I think that's when you find success, and he has. È stato tutto emozionante fin dall'inizio, fin da quando lui mi ha approcciato per intervistarmi, prima di comporre il libro, e io ho notato subito che Alessandro è una persona appassionata e non puoi arrivare a un obiettivo se non hai la passione per raggiungerlo. Alessandro, quanto è stato, oltre che immagine emozionante, complicato, comunque ha portato via tanta applicazione d'impegno da parte tua la realizzazione di questa biografia? Allora, diciamo che la difficoltà principale era stata quella di rendere onore alla figura di Mike nel modo più completo possibile. Mm-hmm. E si trattava comunque di ordinare, di sistematizzare dei dati che comunque ho avuto possibilità di reperire. E non è stato difficile scriverlo quanto appunto ordinare i dati, anche perché poi, diciamo, conoscendo Mike attraverso comunque i racconti di suoi ex compagni di squadra o comunque cronache di giornale, mi sono proprio appassionato e ho cercato di trasmettere proprio i valori che l'hanno guidato nella sua carriera, che l'hanno portato a diventare un giocatore di successo, ma anche un allenatore di successo. Mm-hmm. E devo dire che per me è stato anche una sorta di viaggio interiore, nel senso, Mike mi ha lasciato qualcosa, perché mi ha riacceso, diciamo, quella scintilla, quella passione, come aveva fatto gli allenatori per lui. Lui ha riacceso in me quella passione comunque per continuare a lottare per un obiettivo, per una passione proprio. Quindi passione. È stato Alessandro, c'è una domanda che non hai fatto, non c'è sul libro e vorresti farla adesso a Mike? E non dirmi di no. Okay. Io innanzitutto vorrei chiedergli se un giorno mai verrà a Verona come allenatore. So che ci sono delle dinamiche comunque molto particolari, però ecco, vorrei chiedergli se sarebbe disposto, diciamo, a cambiare nuovamente vita e tornare a vivere in Italia. Bene, bene. Enza. Gianfranco asked Alessandro if there is a question that he hasn't asked you yet and it is not included in the book. So the question is, were you available to challenge your life again and reevaluate the possibility to come back to Verona as a coach? I'm always open to any challenge in life. Sono aperto a qualsiasi sfida nella vita. But it is like anything in life, that has to be the right situation for everybody, not just for me, but for the team and everybody. Però deve essere una sfida che permette a chiunque che è coinvolto di essere consapevole di farla insieme, quindi non solo per me, ma anche per la squadra, ovviamente, per tutte le persone che verrebbero coinvolte in questa scelta. Alessandro, la disponibilità l'ha data Mike, adesso è un problema tuo cercare di creare il punto d'incontro. Torniamo sull'autore, su Alessandro. È giornalista sportivo, e cos'altro ancora, Alessandro, si può dire di te? Allora, diciamo che al momento mi sto concentrando sul giornalismo, sportivo, e ok, questo libro è stata una piacevole novità. Diciamo che comunque è stato, spero che sia un punto di partenza e non un punto di arrivo, e per il resto continuo a coltivare, diciamo, le mie passioni, comunque lettura e sport. Mike, sono sicuro che ti direbbe che non esistono punti di arrivo, ma sempre nuove partenze. Sono sempre dei partenze. Animato da grande passione per tutti gli sport in generale, giusto? Oltre al basket, ci elenchiamo qualche altra cosa o che sarà a presto sviluppo letterario? Sì, il basket è stata la mia prima passione, il primo amore. Il primo amore.
e dopo ovviamente nel corso degli anni ho cambiato anche prospettiva e mi sono avvicinato più agli sport individuali, però diciamo l'atletica e il nuoto sono rimasti diciamo i miei sport preferiti, e ci sarà un libro sull'atletica in previsione, diciamo. Bene, speriamo presto. Enza, il libro appartiene alla collana del Drago, ce ne parli? La Coda del Drago è un'iniziativa, è un progetto che ha creato ad Alberto Scemma, giornalista sportivo conosciutissimo, di grande esperienza, che ha deciso di, è lui già insegnante di letteratura sportiva anche all'università, ha deciso di permettere alla nuova generazione di conoscere lo sport attraverso esperienze di grandi nomi o anche nomi sconosciuti che sono comunque rimasti nel passato. Quindi stiamo pubblicando alla stregua di un libro al mese da circa un anno, infatti siamo all'undicesimo volume in 11 mesi, quindi la media è quella, ci ha fatto correre, e abbiamo pubblicato libri su tuffatori, su canoisti, su bici amatoriale per solidarietà, e su Gianni Mura, giornalista sportivo, che è quindi non giocatore ma comunque coinvolto all'interno della letteratura sportiva. Mike è stata una scelta fantastica, suggerita da Andrea Sordelli, che è qui con noi oggi in rappresentanza anche di Scaligera Basket, e che ringrazio. Buongiorno. Per averci messo in contatto con Mike. E la Coda del Drago perché viene dall'idea di Adalberto Scemma di quella colore che si crea quando passa il giro quando si fa il Giro d'Italia e arrivano tutti i ciclisti, e c'è il trascinamento della coda, no, di questo colore dei ciclisti che passano davanti a te, crea questo ventaglio di colori di arcobaleni, per cui da lì per lui l'integrazione in questo film che lui aveva davanti, di portare lo sport come una coda che si trascina verso l'obiettivo del traguardo del mondo del ciclismo, quindi da lì questa idea. Come dico sempre, e mi sono testimoni i miei amici e supporti del programma, Edizione 03 non cerca talenti, li crea al suo interno attraverso queste pubblicazioni che spaziano nei rami più assoluti e fanno sì che certe cose non vengano dimenticate. Adesso la domanda è provocatoria. Enza, scegli tu a chi farla per prima, ma deve essere risposta da entrambi. Perché io vengo da una terra dove il basket è poco considerato, perché ci sono altre passioni, e perché io e tanti come me dovrebbero leggere l'arcobaleno del canestro. Ok, lo chiedo prima ad Alessandro, più quindi facile. L'ha già sentita in italiano la domanda. Sì. Io credo che Mike sia un esempio per come ha saputo coniugare la sua passione con la determinazione nel raggiungere un obiettivo. Lui è la dimostrazione di come attraverso il duro lavoro si possano raggiungere degli obiettivi senza mai porsi delle limitazioni, lavorando senza mai avere un giorno di pausa, continuando a credere in se stessi e condividendo anche la propria passione con i compagni di squadra, perché come diceva prima Mike, a lui non interessava vincere solo per se stesso ma per la squadra, per i tifosi, quindi questa grande capacità di coinvolgere chi gli stava a fianco, ed è, credo che il suo esempio valga non solo per lo sport ma per la vita di tutti i giorni. Vita. Okay, Mike, the question is why would you suggest to people, Italian people, to read your biography? Why should they do that? I think there's parts of the book that can inspire some people. Io penso che ci siano delle parti del libro che possono ispirare le persone. Because I think that the book is not always about constant success. There's some failures and how to deal with those. Perché il libro non racconta soltanto dei successi, ma anche dei fallimenti che ci sono tra i successi. And we always tell our team, it's not what you do when the times are good, it's what you do when the times are bad. Noi diciamo sempre alla nostra squadra che non importa quello che fai quando i tempi sono buoni, importa quello che fai quando ci sono tempi brutti. Yes.
grande insegnamento, che poi sono insegnamenti di vita. E siamo ai saluti, è passata quest'ora in maniera velocissima, e allora io devo chiedere a Mike due domande attraverso te, Enza. Il più bel ricordo di Verona e il più bel ricordo di questa nostra trasmissione. Cosa si porta di questa nostra trasmissione via? Ok, last questions. What's your best memory in Verona in general that you bring with you? And then what's your best memory of this opportunity, this occasion in radio this morning? I think my best memory of, you know, obviously on the court was obviously the winning in Belgrade. That was obviously the best memory for me. But I think the you know, one of the best memories was coming back 5 years ago for the jersey ceremony, because that was way bigger than just basketball. That was life. La più bella memoria che può avere riguardo alla sua storia qui a Verona, intanto, è stata la vittoria nel campo di Belgrado, però in modo particolare la consegna della maglia, perché è stato molto di più che vincere, è stato un'esperienza di vita. And you know, it's funny because I hadn't been here in maybe 15 years and it seems like I never left. Perché quando sono tornato per quella cerimonia erano passati 15 anni dall'ultima volta che ero stato in Italia, ed sembrava che non fosse passato il tempo. And the last was about the radio? Yeah. The about your this experience. This here. Experience, it's been an incredible experience, because it's like everything in Verona. Everybody I meet has an impact in my life, and it just makes a great experience for me and my family. L'esperienza qui in radio stamattina è come qualsiasi cosa che si crea qua a Verona, no? Con le persone, e quindi questo rende bello tutte le mie memorie per me, per la mia famiglia, il fatto di essere con voi. Yeah, for me life is about your relationships and the people you meet. Perché la vita riguarda le relazioni e le persone che incontri, che devono lasciare, diceva prima, un impatto dentro di te. Che fanno la storia di una vita di ognuno di noi. Michele. Ma io volevo dire a Mike, intanto, mi fa molto piacere averti conosciuto e essere stato qui ospite a questo programma, Good Vibration. Queste sono buone vibrazioni che noi diamo sempre, diamo ogni lunedì, ogni mercoledì e ogni venerdì mattina, e dove anche quando ritornerai in America potrai riascoltarle se vorrai, perché la nostra radio web si può ascoltare anche dove tu risiedi ora, e quindi ci farà piacere ogni tanto ricevere anche un tuo saluto qui a Rete 2000 con questo messaggio, perché possiamo dire anche noi, anche tu, Mike Il Solino, ascolti Rete 2000. Siamo una radio un po' teatrale, ma perché ci piace essere in famiglia. We are like a theatrical radio because we treat everybody like a family. Yeah, it's perfect. Perfetto. Alessandro, siamo ai saluti, è giusto darti lo spazio per salutare i radioascoltatori, Mike, e soprattutto invogliarti ad andare ancora avanti, perché è anche grazie a te se oggi Mike è qui. Grazie a tutti voi per l'invito. Soprattutto un grazie a Mike per la disponibilità, si è sempre reso disponibile per quando ci sentivamo via messaggio, comunque per le interviste via Meet. E ecco, consiglio veramente di leggere questo libro proprio per l'esempio che Mike può dare. Credo che sia uno stimolo solo nello sport, ma nella vita, anche perché poi Mike comunque ha lasciato veramente tanto a Verona. Bene, Enza. Io voglio ringraziare la Scaligera Basket, sì, perché anche loro ovviamente hanno contribuito in modo molto evidente il viaggio di Mike, l'hanno fatto venire qua, ci hanno sostenuto, ci hanno supportato, ci hanno fornito materiale anche per la composizione del libro a supporto dell'intervista che ha fatto Alessandro. Quindi la voglio ringraziare, Scaligera Basket, pubblicamente, tutta lo staff e gli sponsor, ma adesso chi è dietro di me, Andrea Sordelli, che voglio ringraziare pubblicamente anche lui, che se non è qua al microfono. Sì, sì, sì. Alessandro? Sì, volevo unirmi comunque anche ai ringraziamenti di Enza, perché Scaligera Basket ha dimostrato di essere una società veramente
di categoria superiore, non solo per la disponibilità che ha dato alla realizzazione di questo libro, ma anche per la cura con cui ha saputo organizzare la cerimonia di presentazione del libro e il ritorno di Mike a Verona. Quindi credo che comunque questo sia indicativo del valore di questa società, a cui ovviamente da tifoso posso che augurare un immediato ritorno nella massima serie, che è quello che, certo, che si augura, certo, tutta la città. Certo. Alessandro Fontana, L'arcobaleno nel canestro, I sogni e le magie di Mike Juzzolino, edizioni 03, è stata presente qui in maniera encomiabile da traduttrice e soprattutto da Trade Union. Mike Juzzolino io lo saluto ringraziandolo e confidandogli che da oggi inizierò ad appassionarmi un po' di più al basket. He's thanking you and he's saying that from now on he's going to appreciate more and be more involved in basketball as he has done before. That's great. Grazie a tutti voi. Grazie. Okay, grazie Mike, grazie per la tua partecipazione a Rete 2000. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03, ha presentato Gianfranco Iovino.